Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Siamo Rossella e Alberto. Alberto si trova a Verona. Ciao Alberto! Bene, oggi faremo la lettura angelica che va dal 16 al 23 maggio 2021, ok? Utilizzeremo quattro mazzi di carte. Abbiamo le carte delle fatte di Doreen Virtue, stampate da My Life. Abbiamo le carte sempre di Doreen Virtue degli Angeli dell'Abbondanza. Abbiamo le carte di Maria Regina Celeste e le carte dei Viaggiatori Sacri, ok? Ora faremo una breve preghiera di protezione per sintonizzarci nelle frequenze dell'Arcangelo Michele. Ok, quindi iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo la nostra lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Con amore vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e vi chiedo di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza durante questo lavoro angelico. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, grazie, cari angeli. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia. Ora, per sempre e per l'eternità. Ho un po' abbassato il video, perché così mentre mischio le carte potete guardarmi in diretta, ok? Allora, la prima carta che è uscita, pace interiore, ok? Queste le carte delle fatte. Seconda carta, problema risolto. Benissimo, fantastico questo, eh? C'è qualcuno che magari, o molti di voi che magari erano un pochino in crisi per qualcosa, il bambino interiore. Questa carta esce spesso, care anime, o quella dei bambini o del bambino interiore. C'è un lavoro da fare, assolutamente. C'è chi lo sta facendo. È caduta una carta. Allora, la sorgente è Dio. Meraviglioso, questo è molto molto importante, rivolgersi direttamente a Dio. Abbiamo lascia andare il senso guilt e il senso di colpa, vero? Guilt in inglese, il senso di colpa. Ok, lascia andare il senso di colpa. Ok, e poi io chiedo sempre all'esperto di inglese, il mio mentore in inglese Alberto. Ok, qua si parla di esercizio fisico per elevare le vostre energie di manifestazione. Ho preso gli angeli dell'abbondanza perché comunque è un tema importante. Molte persone vogliono sapere come fare per elevare le frequenze per manifestare abbondanza economica, ma abbondanza in tutte le sue forme, quindi amicizie, nuovo lavoro e così via. Ok, abbiamo le carte di Maria, gioia. Bellissima questa carta. Anche la volta scorsa è uscita una carta non di Maria, però comunque la carta della gioia, perché gli angeli è partita una carta da sola. Verità. La via della verità. Molti dicono che una verità assoluta non esiste, ma la verità di Dio è una. Scusate, è la via dell'amore, ok? La via dell'amore è la via della verità per chi segue un percorso di crescita spirituale, no? Non è, la verità assoluta può essere solo l'amore, no? Un amore divino, un amore grande. Azione. Alberto, la carta dell'azione è uscita. Ok, le metto così, così ti posso fare le foto. Ok, mettiamo da parte le carte di Maria, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri. Essendo noi in questo viaggio meraviglioso della vita,
come ricercatori spirituali, come operatori della luce. Ok, queste carte io le trovo veramente, sono tra le mie preferite. Abbiamo il portale del trionfo. Che bello. Bene. Segui il flusso, nel flusso. Bellissimo. Bene, Albi, sono proprio belle. Abbiamo l'ultima. È venuto il momento di purificare, purificare. C'è bisogno di purificazione. Ok. Allora, adesso faccio le foto in fretta e possiamo iniziare la nostra fantastica lettura angelica. Metterle così. Ok, poi non, il senso in cui le leggi non succede niente, tanto il tempo non è il tempo, cioè quando si canalizza arrivano i messaggi. Allora, prima di iniziare vi mostro un attimo come sono le carte, vedete? Ok, e adesso iniziamo la nostra lettura angelica. Eccoci qua. Allora, torniamo un po'. Bene, iniziamo la lettura angelica. Molti di voi stavano affrontando, o stanno affrontando un momento di crisi interiore, di dubbio, di perplessità. Non, è un periodo un po' particolare, no? Però adesso, grazie a Dio, stiamo tutti riprendendo a. Diciamo piano piano è una transizione molto importante per l'intera umanità. Al momento in Italia abbiamo un momento di ripresa, però molte anime stavano vivendo una crisi un po' legata anche alla paura di stare, di ammalarsi, alla paura del lavoro perso, alla paura di perdere il lavoro, alla paura di una relazione che magari stava, era un po' in crisi e così via. Va bene, il problema è già risolto, dicono le fate. È venuto il momento di lavorare sul bambino interiore. Il bambino interiore, quando noi abbiamo paura, chi ne soffre? La nostra parte bambina, la nostra parte, che potrebbe essere anche un pochino una parte ribelle, no? Una parte che si ribella. Il bambino interiore fa i capricci quando il bambino interiore non è guarito, ok? È molto importante stabilire la pace interiore, come? Attraverso un lavoro di preghiera, attraverso la meditazione, attraverso il perdono, ok? Perdonare noi stessi, noi non abbiamo colpa di niente, dobbiamo lasciare andare le paure, dobbiamo lasciare andare il risentimento, il senso di colpa, tutto ciò che ci sta impedendo di vivere una vita di abbondanza, di vivere una vita di gioia pura, perché diciamo che stare nelle basse frequenze non ci aiuta a vivere una vita serena. Diciamo che gli angeli e l'arcangelo Michele ci stanno invitando un pochino a pregare di più, ma anche a uscire un po' nella natura, avere contatto con la terra. Quanti di voi vivono in grandi città e siete magari dei mesi interi che non avete visto un pezzo di terra? Ragazzi, è venuto il momento di riconnettersi con la terra. Molti di voi che invece stanno pregando, state meditando, state facendo le vostre affermazioni positive, state facendo il vostro lavoro spirituale, avete veramente raggiunto un livello di pace interiore, di gioia pura, vi sentite proprio nel flusso, vi sentite proprio nella via dell'abbondanza. Ecco che infatti anche qua gli angeli dicono: è venuto il momento di lasciare andare il senso di colpa. Va bene, magari avete commesso qualcosa di sbagliato, o magari non avete commesso niente, avete questo senso di colpa e non sapete nemmeno da dove arriva. Ecco perché è importante la pratica del perdono.
Perdono. È molto potente Logos Healing per perdonare voi stessi e gli altri, oppure potete, vi invito a scaricare la mia preghiera, del perdono dal sito www.connessioneangeliche.com, risorse gratuite, preghiera del perdono, e praticare il perdono ogni giorno, quei 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora al giorno, vi aiuterà veramente a ritrovare la pace interiore, la pace nel cuore e la serenità. Ricordiamoci che per manifestare abbondanza nella nostra vita, non possiamo vivere con i sensi di colpa e le paure. Dobbiamo lasciare andare il risentimento, dobbiamo lasciare andare queste basse frequenze e dobbiamo fare un lavoro su di noi, ragazzi. Non è, cioè, questa cosa che voi facciate un percorso con me o che facciate un vostro percorso indipendente, il percorso dell'operatore di luce, il percorso di voi che mi seguite, di tutti gli esseri umani, dovrebbe essere quello di uscire dalla crisi interiore per trovare quella pace e quell'armonia, per poi risalire nella gioia e nella gratitudine, perché questa è la frequenza giusta che ci consente di manifestare ciò che ci serve per stare bene, la nostra abbondanza, anche perché abbondanza è una parola molto variata. In che senso? Nel senso che abbondanza per me vuol dire una cosa e per te potrebbe voler dire un'altra cosa, ok? Però l'abbondanza si raggiunge essendo noi abbondanti dentro di noi, grati per quello che abbiamo già, uscendo anche dall'insoddisfazione e dalla lamentela. E questa la via. Sono veramente tante frequenze, tanti livelli. In basso ci sono quelle più basse, si arriva al centro, che è la pace interiore, e poi si sale nella gratitudine, nella gioia, nell'apprezzamento, mi capite? E questo ci porta, è normale, per frequenza iniziamo a manifestare cose che per frequenza risuonano con noi, va bene? Rivolgiamoci assolutamente all'Arcangelo Michele, ma anche direttamente a Dio. Dio è la sorgente, Dio è la fonte più grande, più espansa, più straordinaria, che veramente ci può aiutare. E Dio è dentro di te, quel Dio noi lo vediamo fuori, ma in realtà più noi entriamo dentro di noi con un lavoro di perdono e di guarigione del bambino interiore, e più noi possiamo raggiungere la nostra vera essenza divina, quel piccolo frammento che in realtà è grandissimo, ma noi ci possiamo raggiungere solo come si dice, non mi viene il termine, quando smettiamo di identificarci con l'ego, ok? Quindi se noi usciamo dall'ego, entriamo nella nostra purezza, noi possiamo raggiungere la grandezza e l'abbondanza di Dio, ok? Sia dentro di noi che fuori di noi. E quindi il lavoro è proprio questo, il perdono, e poi una volta che raggiungeremo la pace interiore, ecco, risalire nella frequenza attraverso apprezzamento e gratitudine. Ve lo sto ripetendo più volte per farvi capire che è un processo, perché se voi siete in una frequenza molto bassa adesso, non riuscirete a toccare la gioia più grande. Dovete fare un piccolo step by step, un piccolo percorso per risalire nell'energia, va bene? Quindi il problema è già risolto, state tranquilli. Molti di voi si trovano in un livello di pace interiore, altri hanno bisogno di guarire il bambino interiore, di perdonare. Donare, va bene, di rivolgersi a Dio, all'Arcangelo Michele, e di fare questo percorso per risalire nella frequenza, ok? Allora, un altro modo per elevare la vostra energia, dicono gli angeli, è quello di fare esercizio fisico, perché diciamo che fare ginnastica, andare a camminare, andare a correre, fare pilates, yoga, fare, non lo so, un po' di step, fare un po' di ginnastica, questo vi aumenta il vostro livello energetico e diciamo andate anche a liberare energie positive, va bene? E questo vi porta a sentirvi più sicuri di voi stessi, più sicure di voi stessi, più forti, e anche per raggiungere, diciamo, una forma fisica ottimale, va bene? Anche perché d'inverno magari ci siamo un pochino appesantiti, restando anche dentro casa, un po' forzati anche dal discorso della zona gialla, zona rossa e così via. Adesso magari è venuto il momento di uscire un po' di più, di entrare in contatto con la natura, di fare un po'
po' di esercizio. Chi non può uscire per vari motivi professionali o di famiglia o di salute, magari potreste investire, non lo so, nel comprare una cyclette, un piccolo tapis roulant, fare un po' di ginnastica, esercizi di corpo libero dentro casa. Ecco, questo vi può aiutare, saltare con la corda, fare un po' di addominali, di pesi. Ecco, c'è bisogno un pochino di prenderci cura anche del nostro corpo. Questo ci consente anche di risalire nella frequenza. Ok, quindi veramente sono veramente belli questi consigli. Bene, Alberto, ora tocca a te. Diciamo che sono stati toccati vari concetti che in parte avevamo già visto, no? Quello dell'esercizio fisico importante e anche altre cose, insomma, che è sempre bene ripetere, perché insomma la ripetizione fa l'abitudine, ovviamente, no? Io Anche perché penso che Alberto, scusa se ti interrompo, quando riescono delle carte vuol dire che alcune persone le volte scorse non hanno molto messo in pratica. Quando gli angeli ripetono un messaggio vuol dire che quello è importante per noi, no? Magari l'abbiamo tralasciato, l'abbiamo trascurato, magari alcuni sì, altri no. Quindi, cioè, anche quando faccio le carte su di me, alle volte mi esce sempre lo stesso messaggio, c'è un motivo superiore, vuol dire che veramente non ho ascoltato e sarebbe il momento di ascoltare, no? Ok, vai avanti. sono uscite le carte di Maria, sinceramente io che faccio sempre i miei collegamenti Sì. tendenzialmente un po' con i tarocchi, ci ho pensato proprio a tre assi, perché gioia, verità e azione, praticamente asso di coppe, che proprio è gioia, proprio cuore, la grazia, no? Proprio la gioia di vivere, e la verità, l'asso di spade, no? Tu che estrai la spada, quindi la gioia di quando uno scopre la verità, la luce, il discernimento e protegge questa verità, e l'azione, perché naturalmente ci vuole anche un'azione ispirata, ci vuole proprio quel fuoco che ti fa fare le cose, no? La passione, no? Quindi ho pensato, porca miseria, cioè anche questa volta veramente Sì. grandi messaggi. E andando un po' più in profondità, guardando anche le immagini, le didascalie, insomma, allora per quanto riguarda la gioia, praticamente ci sono queste figure quasi degli angeli, dei santi, no? Che suonano un coro, no? Di musica classica, e quindi praticamente quando tu senti la gioia, quando sei veramente nel momento, sei immerso, tu sei proprio grato, proprio ringrazi Dio veramente per la tua Sì. vita. Ma a partire proprio dalle piccole cose, perché non c'è bisogno di fare cose incredibili, a partire dall'avere, insomma, un pasto caldo, l'avere l'acqua per farsi Assolutamente. la doccia, insomma, cose che non sono assolutamente scontate, anzi sempre di più, dato il periodo, e ripeto per l'ennesima volta, più uno si concentra su quello che ha, su quello a cui è grato, a partire dalla vita stessa, più attrarrà altre cose. Mentre uno invece che va a guardare le cose negative rischia poi che queste si moltiplichino, purtroppo, no? Perché appunto o sei nella gratitudine o sei nella lamentela, non è che ci sia la via di mezzo, no? Cioè, se tu sei nella gratitudine diventa tutto grazie, anche il vice che ti fa la multa, anche una persona che ti manda a quel paese, tu la vedi comunque come esperienza e vai avanti, sei nel plus, invece si comincia a lamentarti per qualsiasi cosa, diventa un po' una dannazione quotidiana, no? Non è una benedizione, ma è un po' una maledizione, ma è una cosa che ti tiri dietro tu, tra virgolette, perché non è che l'universo ti punisca, tu semplicemente ti focalizzi su una cosa piuttosto che un'altra e l'universo te la fa vedere sempre più grande, no? Quindi veramente cerchiamo, e poi Sì. la gioia, no? L'asso di coppe ha l'acqua, no? L'acqua, la colomba, proprio la grazia dello Spirito Santo che ti arriva dall'alto. Ma ti arriva se tu guardi in alto, se tu guardi il cielo, il sole, le stelle, la luna, se tu, cioè, ok che camminiamo sulla terra per carità di Dio, ma se c'hai il viso, la testa, mamma mia, che guarda per terra, tipo uno, no, abbattuto proprio che non alza la testa, che non va a testa alta, cosa vuoi che ti arrivi? Magari le cose ti arrivano anche, ma tu Non non ne le apprezzi. apprezzi perché non sei nel mood, non sei nel presente, no? E quindi bisogna lavorare molto sulle emozioni, no? Proprio su quello che si prova. Quindi, giustamente, come si diceva prima, continuare con le azioni, perseverare, ma anche con l'emozione, cioè quello che faccio, lo faccio con gioia, lo faccio della serie, sì, mangio perché c'è da mangiare, faccio la doccia perché sennò puzzo, sì, ma cerchiamo di fare le cose anche veramente con un'attitudine positiva, no? Questo cambia completamente.
Per quanto riguarda la carta successiva, verità, insomma, già la verità è qualcosa di enorme, come dicevi bene tu, poi la verità è una alla fine, perché si dice, no, che ognuno ha la sua, per carità di Dio, che il mondo è soggettivo, cioè poi l'amore è uno, non è che ci sono 100 tipi di amore, l'amore è uno e quindi cerchiamo di fare in modo che la verità di ciascuno poi converga verso una grande verità, tutto è uno, no? E in questa carta ci sono queste due figure, potrebbero essere Maria e un altro, che si Sì. guardano e che sono veramente oneste, no? Cioè, la carta dice: io sono onesto, amorevolmente onesto con me stesso e con gli altri, esprimo la mia verità, che è una verità bella e la esprimo bene. Quindi, il mio modo di parlare è un modo sereno, utilizzo delle parole educate, comunico in modo pacifico, no? Cioè, quando parlo con le persone, dico: io sto bene, io faccio questo, ma cerco di dirlo. Come dire, in modo pacato, cioè senza essere no, arrogante, ma nemmeno depresso, c'è cioè sempre quella via di mezzo, no? E quindi questo porta anche gli altri ad aprirsi di più. Quindi io sono onesto con me stesso, sono onesto con gli altri, e questo porta un effetto domino, no? Cioè in questi giorni è sempre più importante questo aspetto dell'onestà. Sempre di Certo. più, ho detto più volte che prima eravamo, ci siamo ancora, ma sta finendo nell'era dell'informazione, anche della propria informazione, adesso si passerà all'era dell'onestà, perché ok, in mezzo a tutte queste informazioni dove ci sono anche fake news di tutto e di più, io cosa voglio essere, che ruolo voglio avere nel mondo? Voglio essere un portatore di luce, di onestà, di verità, di belle parole, voglio essere uno che polemizza, che fa gossip, che vuole distruggere tutto. Perché poi è tutto lì il discorso, perché viene semplicemente ancora una volta su cosa uno si vuole focalizzare. È chiaro che se tu appunto ti affidi a Michele, Maria, Gesù, Dio, ad una verità alta, pura, integra, poi il risultato sarà un certo tipo di risultato. Se invece tu dai importanza al mondo, alle persone, al politico, allo Stato, ok, sono delle istituzioni, quindi tendenzialmente ci dovrebbero dare una mano, sono dei riferimenti. Però abbiamo capito che in questa fase non saranno loro, con tutto il rispetto, che ci faranno uscire da questa cosa, come non sono stati loro che l'hanno fatto nella storia, anche se ci sono state delle figure illuminate, per carità, il Re Sole in Francia, persone veramente guidate da Dio che hanno fatto delle belle cose, però sono state un po' delle mosche bianche, no? La maggior parte Vabbè, sono un po' egoiche, insomma, è giusto dirlo. La quarta certo. carta parla di azione, no? Un'azione, naturalmente, che è un'azione basata sulle priorità, perché sennò anche qui rischia di essere o una non azione oppure un'azione compulsiva, scomposta, no? Cioè, 500 cose da fare, le vorrei fare tutte subito, però non va bene perché naturalmente bisogna fisiologicamente lasciare qualcosa indietro e puntare su qualcos'altro, no? Un inizio della giornata si organizza mentalmente, bene, oggi cosa voglio fare? La mia priorità oggi è fare quella commissione lì, chiamare quella persona lì, lavorare su di me perché è da una settimana che ho pensato di più degli altri e mi sono dimenticato di me stesso. Cioè cerchiamo di, magari scriviamo su un blocco, cioè ognuno avrà il proprio metodo, c'è chi ha tutto nella testa, c'è chi scrive sul tablet, su un foglio di carta, però cerchiamo, questo ci aiuta a organizzare anche il pensiero, no? Perché naturalmente l'azione dipende dal pensiero, se io sono ordinato, se sono lucido, se sono organizzato, anche l'azione arriverà di conseguenza, se invece ho 500 pensieri, magari anche preoccupazioni, eccetera, poi l'azione sarà un'azione un po', Certo. sì, non molto, appunto non molto organizzata, quindi magari le cose le faccio anche, però poi non c'è un ordine, non c'è una logica, no? E quindi insomma è Sì. importante questa cosa qua. Tra l'altro nell'immagine, c'è cioè, l'immagine è bellissima perché c'è Maria con Gesù e San Giovanni Battista, no? Che è un quadro di Leonardo da Vinci, che insomma un'immagine bellissima, no? Perché c'è Maria che è la madre, c'è Gesù e c'è San Giovanni Battista che nella storia è stata la figura che prima di Gesù era la più importante. Poi è Sì. arrivato Gesù e lui ha detto tutti, fermi, fermi tutti perché adesso arriva uno che è più importante di me, no? Quindi questo trio in questa immagine è notevole. Poi dal mio punto di vista San Giovanni si potrebbe vedere un po' come Michele in un certo senso, no? Quella figura comunque di grandissimo riferimento, una specie di fratello maggiore di zio, comunque che veramente ha un sé superiore allucinante, rappresentato dall'Aquila, in effetti, no?
e che quindi ci deve essere, no? Proprio ci protegge, ci dà veramente quella lucidità, quel pensiero, quell'azione dettati proprio dall'alto e non dai bassi istinti, no? Fondamentale questa cosa qua, perché è un'azione proprio di cuore, proprio coraggiosa, no? Che viene dal cuore, non dalla testa, dall'ego, dalla pancia, eccetera. Dopodiché andiamo avanti con il nostro mitico viaggiatore sacro. Allora, anche qui, va bene, le carte parzialmente un po' si ripetono, abbiamo portali, cancelli del trionfo, il successo si espande nella tua vita, c'è questa immagine proprio con, no, le porte che si aprono, c'è questo bel sole, anche qui è il concetto un po' legato a quello che dicevo prima, no? Quindi il successo, la positività, l'espansione dipendono da su cosa tu ti focalizzi. Cioè l'espansione, come l'espansione del respiro, se tu vai in profondità, se ti apri, se fai un lavoro su te, la cosa si amplifica. Se tu invece rimani, no, con le tue credenze, con le tue cose, nella zona di comfort, sarà un po' difficile che arrivi questo benedetto trionfo, questo successo. Perché magari agisci, ma è un'azione un po' in contrasto, cioè non sei completamente in armonia, no? Pensieri, emozioni, azioni non sono allineate. Quindi magari qualcosa fai, ma non ti dà quella soddisfazione, quella pienezza che invece se tu fossi in armonia ti darebbe, no? Anche qui mi vengono sempre i tarocchi, mi metto delle carte proprio di fiducia, no? Cioè quando la persona è in armonia, maschile e femminile sono uniti, praticamente tu sei veramente proprio nel flusso e le persone in un certo senso ti celebrano, ti stimano, perché tu ti riconosci per quello che sei, agisci e le persone ti vedono, quindi questa è la massima aspirazione, no? Perché praticamente tu ti dai quell'importanza che non è ego, ma ti dai appunto quel riconoscimento. Prima si parlava, no, di io e tu di vergogna, la vergogna è un meccanismo di difesa che non ti impedisce proprio di vivere, di agire, perché tu appunto hai delle cose che ti bloccano e poi le persone ti fanno da specchio di conseguenza, non è che sono cattive, ma tu dentro di te hai delle cose che ti bloccano e quindi cerca, no, di lavorare anche sul chakra della base, proprio sulle credenze base, sulle esigenze anche base, no? Sul riposo, sul mangiare, sui soldi. Ma io che credenze ho? Cioè mi do lo spazio giusto, riposo. I soldi che ho rispecchiano le mie credenze, quello che sono io, me ne servono di più, di meno, li utilizzo bene, no? Cioè sono tutte cose importanti, il successo arriva di conseguenza, poi come diciamo sempre, il successo è una cosa a 360 gradi, arrivano assolutamente di conseguenza, no? Per una persona il successo può essere avere la villa a Miami, per un altro il successo può essere una famiglia meravigliosa, di persone che si amano, che si abbracciano, cioè è importante poi che uno raggiunga i propri obiettivi, no? In armonia col proprio essere. Dopodiché, Sì. carta successiva, anche questa, insomma, l'abbiamo vista più volte, nel flusso, adesso qui c'è un'espressione inglese che non sono in grado di tradurre, però è un po' come dire tutto va liscio, tutto adesso. Qui c'è un contesto un po', no, invernale, anche se adesso siamo un po' in quella via di mezzo che non si capisce bene che stagione è, però si potrebbe vedere, al posto di vedere la slitta, quello che è lì, quel pupazzo di neve, si potrebbe immaginare una barca a vela. Adesso siamo primavera, estate, barca a vela ti dà l'idea comunque, no, di un viaggio sereno, leggero, nel mare, no, tutto che va liscio, perché la barca comunque, una barca a vela non ha bisogno del motore, no? E quindi ti dà l'idea del flusso, poi c'è l'acqua, quindi figurarsi. E quindi appunto dopo la carta del successo, sei nel flusso, vai tranquillo perché tutto va liscio, tutto ha senso, tu sei lì proprio appunto che vai, bello tranquillo, non ci sono ostacoli perché hai lavorato su di te, sei proprio nel presente, sei immerso, sei concentrato, no? Non hai distrazioni, ti dai completamente, no? Questo è importantissimo per stare nel flusso, essere proprio molto attenti, molto presenti, no? Perché se uno non è consapevole, uno non è già la testa fra le nuvole, è normale che non ti senti nel flusso perché sei lì, ma magari vorresti essere da un'altra parte, c'hai rimpianti, robe varie, non ci sei, no, nel flusso, quindi lavora anche qui sulle emozioni, lavora su te, sui tuoi pensieri, sulle tue azioni, eccetera, e sicuramente poi arriverai a questo benedetto flusso che è raggiungibile assolutamente da chiunque. E l'ultima carta, anche qui parla di acqua, no, non a caso, le acque
purificatrici, purificazione attiva una forza vitale vibrante, c'è questa figura femminile proprio nella posizione quasi del morto, no? Quando proprio ci si lascia andare in acqua, proprio si cerca di abbandonarsi veramente al momento, poi l'acqua sappiamo benissimo che è un elemento, a parte che noi siamo fatti in gran parte di acqua e alcune civiltà del passato erano fatte solamente di acqua, non c'era neanche la terraferma proprio. E quindi proprio cerchiamo di abbandonarci, no? Se c'è la possibilità anche di fare un bagno proprio al mare, in un lago, in un fiume, facciamolo, perché insomma, questo veramente, anche se l'acqua non è caldissima, però anche il freddo ha il suo perché, no? Anche la doccia parzialmente fredda ripristina tutto il circolo, no? Ha la sua importanza, non deve essere per forza ghiacciata, ma ti consente un po' di riprendere, di sistemare il sistema linfatico, al suo perché, no? Quindi. Benvenuto nel tuo servizio. Senti? Scusa, scusa Alberto, non so cosa è successo. Continua. Sì, no, ho sentito una chiamata in Sì. attesa, ma penso che abbiamo perso poco. E mi pare che ci sia anche un fiore di loto o qualcosa del genere nell'immagine, che anche quello Sì. comunque ha il suo perché, no? Perché il fiore di loto è quel fiore bellissimo che nasce dal fango, no? Che nasce proprio dalle situazioni impossibili, no? La pianta, l'amore, la vita che comunque si fa spazio, a prescindere. E con un lavoro sul perdono, fra l'altro, cioè non la pianta, perché dalla pianta è diversa da noi umani, ma noi sbocciamo quando c'è un lavoro sul perdono, c'è la rinascita, Esatto. no? Io risorgo, io mi dimentico della mia identità, lascio andare gli orgogli, le cose che non mi fanno vedere le cose con chiarezza. C'è quella bellissima immagine, mi pare che sia di un poeta, pare che sia Rumi, che dice praticamente il perdono è il profumo che emanano i fiori quando vengono schiacciati. Cioè, pensate, la forza di questa immagine, il fiore che viene schiacciato, quindi la persona proprio che se ne sbatte della natura, e questo invece che emana il profumo. Cioè, io ti rispondo col mio profumo, anche se tu mi Anche schiacci, se no? tu mi fai Esattamente del male. Come insegnava Gesù, no? Cioè, io porgo l'altra guancia, che non significa mi faccio trattare come un zerbino, significa ti faccio vedere un'altra parte di me che tu non ti aspetteresti. Tu mi tratti male, ti aspetteresti che io reagissi, ma quello è il tuo karma. Il mio è un altro, è un'altra cosa. E così io libero me e te. E le persone non se l'aspettano, perché quando tu rispondi bene, le persone non se l'aspettano, mentre se tu rispondi male si crea una reazione a catena, no? Occhio per occhio, Certo. non si va da nessuna Certo. parte. E questo è, cioè, lo dici anche nelle preghiere, no? Si va in profondità, si va a livello di liberazione proprio dell'albero genealogico, ci sono delle persone proprio che hanno questo compito di liberare Sì. appunto il proprio albero, e questo si fa col perdono, si fa con le buone azioni, non si fa comportandosi come hanno fatto gli altri, questo libera noi e gli altri, cioè come quando si gioca a nascondino, no? E praticamente tu sei arrivi per ultimo e praticamente liberi tutti, no? Tana libera tutti, una roba del genere, c'è una storia Certo, bellissima, cioè tu fai un'azione che ha l'effetto farfalla, no? Che ha un eco che tu non ne hai idea, cioè una piccola cosa che libera tutti, incredibile, no? bravissimo. Cioè, prima sono uscito 2 secondi in giardino, giuro, 2 secondi, ho visto 2 farfalle, l'arco di 2 secondi, una bianca e una arancione, di 1000 colori, Sono dei segni le incredibile, no? farfalle. Cioè, proprio quando siamo nel flusso succedono i miracoli, no? Cose Assolutamente, importanti. Miracoli assolutamente. infiniti. Che bello. Grazie. Bello. Grazie Alberto, grazie A mille. te. Allora, care anime infinite, volevo fare una proposta agli amici di Connessioni Angeliche. Se Dio vuole che le cose miglioreranno, insomma, stavo pensando di organizzare un seminario, devo ancora valutare se farlo di guarigione o di Connessioni Angeliche in Sardegna. Per piacere, se siete qua ad Alghero, ok, qua ad Alghero. Quindi se siete interessati, fatemi sapere. Settembre ad Alghero, io credo che sia un'esperienza meravigliosa, anche perché settembre, ancora devo valutare se settembre o ottobre, vi dico la verità, perché così passeranno dei mesi, quindi se Dio vuole si riprenderà a vivere normalmente e potremo finalmente abbracciarci, voglio dire, e possiamo anche, insomma, fare questa esperienza di persona. La stagione ad Alghero, settembre-ottobre, è meravigliosa, anzi credo che
che sia il periodo più bello da vivere in questa terra magica della Sardegna. E poi, insomma, vorrei anche organizzare una gita per chi si tratterrà un giorno in più in una zona energetica vicino ad Alghero, okay? Dove si farà una grande meditazione di radicamento alla Madre Terra. Una zona si trova vicino a Sassari, dove ci sono le Domus de Janas, si dice la casa delle fate, e dove praticamente l'energia è altissima, pari a quella delle tombe dei giganti. Diciamo che vorrei mostrarvi questo posto meraviglioso e vorrei fare una bellissima meditazione proprio lì con alcuni di voi che sceglieranno dopo il seminario di partecipare a questa gita meravigliosa. Quindi per piacere, se siete interessati, contattatemi, va bene? Perché se riusciamo a raggiungere un numero di 10 partecipanti, spero che siano di più, però di minimo 10 partecipanti sarebbe una cosa meravigliosa. Anche persone che hanno già fatto come il webinar o il seminario, certo che ripetere l'esperienza dal vivo in Sardegna è ancora più potente, va bene? Nel frattempo volevo ricordarvi che questo weekend del 29 e del 30, per chi non si può spostare, del 29 e del 30 maggio ci sarà il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce, va bene? Quindi potete imparare ad accedere a questa energia di guarigione meravigliosa che vi potrà aiutare, vi porterà armonia, vi porterà guarigione in tutti i livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale. Laddove avrete bisogno, imparerete a facilitare la guarigione su voi stessi, sulle altre persone, di persone a distanza. Quindi saranno 2 giorni meravigliosi e questo dono rimarrà con voi per tutta la vita, lo potrete utilizzare per aiutare voi stessi, aiutare gli altri, va bene? E imparerete tante cose, tante piccole chicche sulla guarigione che non trovate da nessuna parte. Sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, naturalmente. Invece, per chi vuole partecipare al seminario di connessione angelica, sempre come webinar, farò il webinar il 17 e il 18 di luglio. Ragazzi, sono in promozione i webinar. Se vi prenotate in anticipo avete un grande sconto, va bene? Quindi imparare a connettersi con gli angeli attraverso gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, quindi rimanendo radicati, centrati, rimanendo in equilibrio, ok? Saranno 3 livelli. Il primo giorno si lavorerà con le carte, imparerete a leggere le carte, a ricevere i messaggi aggiuntivi nelle carte. Ci sarà il secondo livello della scrittura ispirata che arriva dal cuore, dall'anima, per poi salire nel terzo livello che sarebbe la connessione diretta. Ricordiamoci che connetterci con gli angeli attraverso gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, connettersi con l'Arcangelo Michele, imparare a riconoscere anche la frequenza degli angeli, la vera frequenza angelica e dell'Arcangelo Michele, e in realtà l'obiettivo è quello di connetterci con Dio, come dicevamo prima, ossia con la nostra vera essenza, con la nostra anima, va bene? Non sono altro che intermediari tra la nostra parte umana e la nostra parte divina. Per chi è interessato, volevo ricordare che mi occupo di fare le letture angeliche con le carte, senza carte, come connessione diretta. Quindi ci occupiamo di coaching con Logos Healing, va bene? Che è un lavoro strepitoso. Io non conosco un lavoro più potente per eliminare paure. Oggi ho lavorato con una signora che si portava la paura di parlare in pubblico e se la portava da una vita. È rimasta scioccata perché nel giro di un'ora ha eliminato completamente la paura, ragazzi. Vi rendete conto? Una signora di una certa età, giovane per carità, però che si portava da una vita questa paura, il terrore di parlare davanti agli altri, vi rendete conto? Si possono eliminare blocchi, paure, sistemi di credenze che vi stanno bloccando, vi stanno impedendo di vivere una vita anche normale. Se poi invece volete vivere una vita meravigliosa e straordinaria, possiamo anche parlare di riprogrammazione, perché da una parte andremo a liberare, dall'altra andremo a riprogrammare, a mettere nuove informazioni nella nostra a livello conscio, per poter parlare col nostro subconscio in
inconscio e quindi poterci allineare e allineare l'umano, il divino, la nostra parte umana, la nostra parte divina in allineamento ai nostri sogni e ai nostri obiettivi. È una cosa meravigliosa, ok? Va bene, ragazzi, io e Alberto vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima. Mi raccomando, fatemi sapere per Alghero, va bene? Ok? Un bacione grande. A presto, ciao ciao, bye bye.